un pugile, un lottatore. Sullo sfondo l'Italia del boom, con stadi e palazzetti pieni per gli incontri di box. Divenuto professionista nel 1961, Sandro Mazzinghi rappresentò per un decennio l'immagine del combattente di razza. Restano scolpite nelle memorie di chi c'era le istantanee dei match del pugile toscano, come quello contro Ralph Dupà, cui tolse la corona mondiale dei medi junior, le sfide con Nino Benvenuti, lo spettacolare trionfo sul coreano Kim Soo Kim, uno degli incontri di pugilato più celebrati di tutti i tempi. Nel libro Sul tetto del mondo, Sandro Mazzinghi racconta le emozioni della vigilia, le sensazioni a caldo a termine dei match, le sue vicende personali. Un vero diario di un pugile nei suoi ricordi, dall'estasi dei giorni felici alla tragedia dell'incidente stradale che costò la vita alla sua giovane moglie. Mazzinghi chiuse la carriera a 32 anni nel 1970. Il lottatore forse aveva dato tutto, ma l'uomo aveva ancora pagine importanti da scrivere. Al Vigorelli Sandro conquista il titolo mondiale dei medi junior battendo per fuori combattimento l'australiano Ralph Dupas. Il momento del KO è andato così. Fin dalle prime riprese ho visto Dupas accusarmi dei colpi ed io ho sempre insistito e cercato di poter piazzare il colpo finale. Ma lui, quando ha visto che i colpi facevano male, ha cominciato a tirare fuori la sua esperienza e tutte le sue scorrettezze. Come potete vedere, il ciglio, il naso e la testa mi ha spaccato mezzo. E io ho cercato di portare il combattimento, di tirarli avanti, perché erano 15 le riprese. E con l'aiuto del mio fratello e di Sconcerti sono riuscito a piazzare il colpo dove Guido mi diceva sempre di portarlo. E io non trovando la misura adatta, perché quello era molto abile, molto esperto, non ero riuscito. Affinché alla nona ripresa, appena suonato il gonge, lui è partito con aggressività per attaccarmi, io mi sono fermato e appena partito lui e l'ho beccato qui al mento, ed è caduto a terra e fino al conto totale. Si è alzato, ma era in condizioni balorde e ha sospeso l'incontro. E ora una domanda un po' banale: che impressione le fa sentirsi campione del mondo? Ma è una bella cosa, una cosa che io è la prima volta che lo provo, non sono mai stato. Comunque sono sempre lo stesso, ecco. Restiamo in questo tema muscolare, direi, e per passare a un campo sportivo che è anche abbastanza inerente alla vita di Walter. Siamo un po' tutti in famiglia, dicevo oggi, perché come molti di voi sanno, Walter stesso, sia pure da dilettante, nei primi anni, 40, gli anni 1939. Nel 40, eccetera, è stato di questa disciplina, come dice il collega Tortora, è stato campione italiano, campione regionale lombardo. Adesso, campione lombardo, ecco. Allora, però, per presentare questo grosso personaggio del pugilato italiano, io chiedo la collaborazione di una persona che sa meglio di me parlare di queste cose, cioè il notissimo speaker sportivo Carlo Baccarelli. Gentili signore e signori, è veramente un incarico gradito quello che stasera mi è stato affidato dagli amici di ieri oggi. È l'incarico di presentarvi un campione, anzi aggiungo un aggettivo meritatissimo, un grande campione. Vi presento Sandro Mazzinghi. Caro Sandro, prima di proseguire, ecco, ringrazio il regista Procacci per aver allargato la sua panoramica, perché accanto a Sandro merita anche di essere citato Guido Mazzinghi, che come voi sapete è stato un grande peso medio degli anni 50. E accanto a lui c'è il suo manager Sconcerti, che è l'uomo che ha tirato le fila della grande carriera di Sandro Mazzinghi da dietro le quinte, per così dire. Vorremmo pregare gli amici della regia di dare il via a quella breve selezione di filmati che presentano alcuni momenti, diciamo, di grande prestigio. Ecco, questa che vedete è un'immagine che si riferisce alle fasi conclusive del primo combattimento che Sandro Mazzinghi ebbe con Ralph Dupas, qui a Milano. Siamo nel settembre del 63. Con questo combattimento conquisterà per la prima volta il titolo mondiale dei medi junior.
alla limite delle 154 libbre. Come vedete, Mazzinghi sta mettendo a fuoco quelle che sono le caratteristiche della sua box: irruenza, generosità, orgoglio, volontà combattiva. Non dà tregua all'avversario. È certo uno dei momenti più felici della sua carriera. Era allora un uomo sicuro, un uomo che sapeva di avere nel pugno una dinamite pericolosa per tutti i pesi medi e junior del mondo. E ricordo che questa caratteristica qui l'aveva dimostrata fin dall'inizio della sua carriera. Sandro accettò di andare 3 mesi dopo a Sydney e affrontarlo mettendo di nuovo il titolo in palio. Sì. Ecco, vorremmo vedere anche questo combattimento, ti spiace? Volentieri. At the end of the 7th round, the fight is fairly even on points. Dupas is not showing any signs of tiring and is still able to avoid most of his opponent's punches. This is the 9th round, and here Dupas scores well with some powerful rights. Although Dupas landed the most punches in round 9, he lost points for holding on. The 10th was even, and now in the 11th round, Dupas gives his best performance of the fight. Dupas is baiting the Italian with his holding and evasive tactics. Mazzinghi, with blood streaming from his cheek, seems to lose his temper, and Dupas counters well to win the round easily. The fight could go either way after the 11th, but Dupas starts to tire in the 12th. Now, in round 13, he's an easy target for the strong finishing Mazzinghi. Stretto alle corde, secondo la tecnica di Marciano, che dicevamo, ancora di sinistro, doppia,
di uppercut, l'altro ormai è in sua balia, ha continuato col destro la testa, insiste. Ormai è groggy Dupas. Si aggrappa a Sandro, finisce a terra, viene contato fino a 3 da Vic Patrick. Riprende il combattimento dopo il primo knockdown, siamo a metà circa del 13° round. Ovviamente Mazzinghi sa che l'avversario è cotto, insiste nella sua irruenza, nella sua volontà distruttiva. Ed ecco il secondo knockdown, stavolta viene contato fino a 7 Raf Dupas. Ecco che fa un errore, ha alzato i guantoni e Mazzinghi, secondo le regole previste da regolamento, ha colpito con efficacia Dupas, che è finito a terra per la terza volta e quindi viene dichiarato KO tecnico da Vic Patrick, che aveva già sul suo taccuino un punteggio di 57-53 a favore del nostro Sandro Mazzinghi. Questa dunque è la maniera forte con cui Sandro Mazzinghi...